E adesso Giovanni, parliamo della Danimarca. Sì, allora quest'anno, l'altro anno no, eravamo andati in Irlanda, con tutti gli anni che mi faccio i giretti ai mercatini, quest'anno volevo andare in Danimarca e quindi siamo andati a vedere un po' che aria tira da quelle parti. A parte che tira un vento fortissimo, tipo come se fosse come anche in Olanda, no? Tira molto vento, quindi ci sono molte pale eoliche, per cui leggevo da qualche parte che sono riusciti con l'energia eolica in Danimarca a colmare un grande gap energetico nel paese. Quindi comunque, a parte l'aria che tira il vento, quest'anno sono andato in Danimarca per vedere un po' se come vivono il Natale e come sono i mercatini da quelle parti. Insomma, l'ho fatto un giro a sia, va bene, Copenaghen, che è la capitale, poi sono andato a Odensa, ad Aalborg e ad Aarhus. A Odensa, che è la città, questo nome viene da Odino, perché è la città di Odino, e è famosa perché è la città che ha dato i natali da Hans Christian Andersen, il famoso scrittore di fiabe, no? Il brutto anatroccolo, la piccola fiammiferaia. E a Odensa organizzano un mercatino veramente carino, perché è tutto è intitolato alla memoria di questo scrittore. Si svolge nel quartiere dove c'è la casa dove c'era la casa natale di Andersen, e le botteghe e le persone che vendono al mercatino sono tutte vestite con costumi d'epoca che riportano alle fiabe di questo famoso scrittore. Quindi è bello vedere questi venditori con i costumi d'epoca, e mischiati tra i turisti o tra i danesi che stavano ad ammirare il mercatino, ci sono anche delle persone che si fingono dei passanti, che anche loro sono vestiti con abbigliamento d'epoca che riporta le fiabe di questo scrittore. C'erano dei cori, alcuni cori disseminati lungo questo mercatino, e le produzioni e l'artigianato che era venduto era tutto un po', non era molto dozzinale come si possa pensare, ma era tutto in tema con le fiabe di Andersen. Poi da Odensa sono andato ad Aarhus. Aarhus è la seconda città della Danimarca, 300.000 abitanti, prossimo anno sarà capitale europea della cultura, e anche qui c'è un mercatino molto carino, che è un mercatino dell'artigianato all'interno delle vecchie stalle della casa comunale. Poi dopo al nord c'è Aalborg, che è un'altra città grande della Danimarca, dove c'è un mercatino piccolo, però che ha la ruota panoramica, molto bello, che ricalca, però questo mercatino riprende un po' quelli della Germania. E poi sono ritornato a Copenaghen, dove ne ho visti ben 4 di mercatini, e poi sono andato a Tivoli. Tivoli, per chi non è stato a Copenaghen, non stiamo parlando della cittadina che si trova vicino a Roma, ma Tivoli si intendono i giardini di Tivoli, perché a Copenaghen c'è proprio al centro della città c'è un parco divertimenti molto bello, e ci sono anche dei giochi, e questi giardini, che vengono chiamati giardini di Tivoli o semplicemente Tivoli, no? Per Natale hanno una illuminazione particolare per le feste di Natale. Poi durante le visite ai mercatini ho avuto anche occasione di bere il Glögg, perché se vai in Austria o in Germania bevi il Glühwein, il vin brûlé, invece in Danimarca un po' riprendono la tradizione della Svezia e si bevono il Glögg, che è una sorta di vin brûlé, però che è allungato un po' con l'uvetta e con il cognac. Anche quello bello, rigenerante, caldo, con delle belle tazze, quindi ci mettono anche un pizzichino di zenzero in questo Glögg. Buono lo zenzero, io ne mangio tantissimo, mi piace moltissimo. Quindi accompagnato da un polser, che è la tipica salsiccia danese, insomma andiamo alla grande, non ci ferma nessuno a visitare i mercatini. Quindi, ecco, purtroppo Giovanni, il tempo è tiranno. Il tempo è tiranno, ma abbiamo qualcuno in linea. Abbiamo, sì, abbiamo Chiara in linea, che ci parla della Germania. Sì, però volevo dire, ciao Chiara.
Ciao Chiara, tu adesso ci parli un attimo della Germania, ma riproporremo magari il mercatino, la Danimarca, la Germania, potremmo riproporla anche nell'appuntamento che avremo più ampio, proprio la vigilia di Natale il 24. Senti Stefania, la vigilia di Natale ci facciamo 2 ore di trasmissione se possibile, va bene? Come l'altro anno, con tutti i mercatini andremo in giro per il mondo. La corsa di Babbo Natale, il treno a vapore, ci mettiamo di tutto. Adesso però vogliamo sentire un attimo che ci dice Chiara. Perché sì, Chiara, perché come dicevo il tempo è tiranno, abbiamo due minuti a posto. Chiara è andata in Germania, signori e signori, è la patria dei mercatini, lo posso dire dopo 15 anni che giro tutti i mercatini. Chiara, dove sei stata quest'anno? Allora, io quest'anno ho avuto il piacere di visitare 3 città in Germania, Colonia, dove diciamo ho fatto base, 2 escursioni, una ad Aquisgrana e una a Düsseldorf. E diciamo che principalmente ho osservato e ho ammirato la città di Colonia e i suoi mercatini, ma ho avuto modo di apprezzare anche quelli di Aquisgrana e di Düsseldorf, che sono altrettanto carini. E diciamo che a Colonia c'è la tipica organizzazione del mercatino tedesco, che come forse avrà già Giovanni è un mercatino diffuso, ossia ci sono più punti della città dove vengono organizzati questi mercatini, e molto naturalmente accattivanti, con le luci che creano l'atmosfera e ti fanno piombare in un attimo nell'atmosfera natalizia. E ce n'era uno particolarmente bello vicino all'appartamento dove risiedevamo, e era il mercatino degli gnomi. E quindi non solo c'erano questi gnomi che decoravano tutte le casette che ospitavano le bancarelle, ma diciamo nella parte centrale c'era una magnifica pista di pattinaggio, e quindi vi lascio immaginare che spettacolo era anche osservare. E Aquisgrana ha un altro bellissimo mercatino di fronte al Rathaus, che è una delle sue testimonianze diciamo monumentali, e altrettanto carino, e con dei grandi omini di pan di zenzero che accolgono i visitatori. E a Düsseldorf c'era un mercatino diciamo particolare, che ha assunto anche una valenza diciamo speciale quest'anno, perché era ispirato al quartiere di Montmartre. C'era anche una riproduzione della Tour Eiffel, che purtroppo è diventato un memoriale in seguito ai tristi avvenimenti di queste ultime settimane. Senti Chiara, facciamo un ripassino di storia, ma ad Aquisgrana sì, c'è una cattedrale. Perché è famosa la cattedrale di Aquisgrana? La cattedrale di Aquisgrana è famosa, è stata resa famosissima e celeberrima dal grande Carlo Magno, poiché come molti ricorderanno, l'incoronazione di Carlo Magno avvenne proprio nella cattedrale di Aquisgrana nella notte di Natale del Novecento. È una cattedrale bellissima che parla anche dell'Italia, perché è stata ispirata naturalmente a San Vitale di Ravenna, e contiene all'interno delle vestigia di un'importanza storica, non saprei come definire, perché abbiamo il trono dove fu incoronato Carlo Magno, che addirittura fu realizzato con le lastre del pavimento del Santo Sepolcro a Gerusalemme, quindi vi lascio immaginare. Senti Chiara, scusami tanto se ti interrompo, ma io ripeto, non sono uno speaker professionista, ma dalla regia mi fanno dei gestacci. Dobbiamo tagliare. Ma fammi dire una cosa Giovanni. Chiara, io ti vorrei il 24 ti vorrei per parlare un pochino meglio, un pochino più dettagliatamente di questi mercatini che tu hai visto in Germania. Con tantissimo piacere. Benissimo, allora Giovanni, siamo in chiusura, dobbiamo lasciare. Ciao Chiara, a giovedì 24. Noi ci sentiamo invece mercoledì, Giovanni. Sì. No, io scusa, una considerazione se me la fai fare al sì, volo. Te la faccio fare mercoledì prossimo. Mercoledì prossimo, va benissimo, a posto. Saluti a siamo tutti. Siamo davvero allora, in ritardissimo. Grazie a tutti che ci avete ascoltato. Speriamo che vi abbiamo detto delle cose simpatiche. Abbiamo passato un'oretta insieme. Dai, ci rivediamo allora, ne facciamo altre 4.
4-5 di queste trasmissioni, va bene? Allora, noi ci risentiamo mercoledì e poi ci accorderemo con Giovanni, che ci racconta un sacco di cose, lui gira il mondo e quindi viene qua a raccontarcele. Bene. Comunque, ci sentiamo mercoledì per parlare di dolci e non soltanto. A mercoledì con il Natale che vorrei.